avete praticamente rischiato quasi nulla. Poi cos'è capitato al 21esimo della ripresa? C'è stato purtroppo un errore commesso da nostro compagno, che purtroppo chi gioca ci può stare che si faccia un errore. Siamo stati puniti fino a quel momento. Avevamo il pallone del gioco in mano, non stavamo rischiando nulla, abbiamo preso il gol, ci ha tagliato le gambe, abbiamo cercato la reazione in tutti i modi, il gol non è arrivato. In questi casi c'è pochissimo da dire, non c'è da dire nulla. Ecco, abbiamo avuto proprio l'impressione che vi abbia letteralmente tagliato le gambe un gol preso così, cioè da quel momento non siete stati più voi, proprio è come se fosse stato un macigno che vi fosse caduto addosso, effettivamente non vi si poteva imputare nulla. Oggi eravate riusciti a tenere testa agli avversari, avete disputato una buona partita, quindi la sensazione è quella che voi qualsiasi cosa faceste comunque oggi la giornata fosse segnata, è un periodo forse che proprio è segnato, non vi va bene veramente nulla. Sì, hai detto bene, però non ci dobbiamo attaccare a queste cose, la reazione ci doveva essere, ci abbiamo provato in tutti i modi nel farla, non è avvenuta. Ripeto, adesso potrei dire tante cose, ma l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche, stare muti e pedalare, fare più fretta possibile e tornare quelli che eravamo prima, quelli di un tempo e fino a quando abbiamo preso il gol, e poi continuare così per tutti i 90 minuti. Ecco, questa sosta è abbastanza lunga, di quasi 2 settimane, tutto sommato, quindi viene a fagiolo, direi, perché avete più tempo anche per recuperare energie fisiche, ma soprattutto mentali, per cercare di passare una bella spugna su quello che è successo nelle ultime settimane, nelle ultime giornate, ricominciare quasi da zero praticamente. Sì, quello sì, questa sosta bisogna prenderla soltanto ed esclusivamente per lavorare, stare concentrati, anche se non giochiamo per una decina di giorni, perché abbiamo bisogno di ritrovare il Padova che era fino a poco tempo fa, e basta. Le parole poi se le porta via il vento, bisogna fare i fatti e basta. Grazie a Trevor Trevisan, capitano del Padova, e a questo punto con... Posso pure... Franci? Chiedo su una roba, sul gol del 2-0, scontando che comunque rivedendo le immagini in televisione Ciccione che ritiene in gioco Ceccarelli, lì il meccanismo, i movimenti, chi doveva andare su Ceccarelli di voi, oppure... Se lo sapessi te lo... Guarda, sicuramente sono state anche lì, è stato fatto un errore, adesso non ricordo che aveva Ceccarelli nelle marcature, è stato fatto un altro errore, purtroppo adesso trovare le parole è difficile, perché veramente io penso che fino al gol dell'1-0 avevamo il pallino del gioco, avevamo creato di più, era una partita che era impossibile perdere, cioè era impossibile da perdere come partita, e l'abbiamo persa 2-0. Dobbiamo solo fare mea culpa, lavorare e basta, non trovare giustificazioni assolutamente, perché gli errori li fanno tutti, io per primo, è una catena. Bisogna essere bravi nel sollevare subito la testa e basta. Qual è il sentimento di spogliato? Rabbia, delusione, qual è la principale? Termini non si possono dire, però sì. C'è grandissima delusione, amarezza, perché sappiamo che stiamo dando delusioni al Padova, alla città, ai tifosi. Noi per primi stiamo merda, scusa il termine, ma è così, perché non trovo altre parole. Quando crei, ti impegni, ce la metti tutta e poi prendi l'1-0 così, ti taglia le gambe. Noi abbiamo cercato le reazioni in tutti i modi, non è avvenuto il pareggio e così. Non voglio neanche giustificarmi un periodo di sfortuna, perché non è neanche giusto così, bisogna prendersi le proprie colpe e basta. Come ho detto prima, la medicina è soltanto una, lavorare e basta, pedalare, stare muti e... Grazie a voi.